quelli che sono ormai miei nuovi amici. Amici e, per l'assurdità del periodo storico, anche compagni di lotta. È una normale uscita pomeridiana o un giorno di militanza. È in questo momento di paradossale tranquillità che mi trovo improvvisamente preso per il braccio e scaraventato senza ritegno contro una macchina. Sono in tre. Il più grosso urla ed inveisce con rabbia e ferocità. Sono scosso e non so come comportarmi. Cominciano a farmi domande incessantemente, senza nemmeno darmi il tempo di rispondere. La reazione più istintiva che ho è quella di prendere il cellulare per filmare tutto. I tre si accorgono e mi chiedono con fare aggressivo se stia registrando. Rispondo di sì, aggiungendo che è mio diritto farlo. Quella specie di interrogatorio continua e finisco per esibire i documenti. Non posso rifiutarmi, ma chiedo di fare altrettanto ai simpatici agenti della Digos. Di questi nessuno di loro si identifica come dovrebbe. Uno di loro, l'isterico ispettore R, mostra il numero di matricola dicendo che esso è sufficiente. L'ispettore inizia poi ad alzare i toni, minacciandomi di portarmi in caserma. Ma l'intimidazione più pesante arriva all'ultimo, quando l'agente dice testualmente: «Simone, se continui così chiedo l'autorizzazione al magistrato per venire a perquisirti casa». Mi detengono per circa un'ora, accanto ad altri ragazzi sfortunati come me, che sono stati selezionati per le denunce di routine. Denunce che, ho scoperto, devono inoltrare in un certo numero solo per mostrare di aver lavorato. Dopotutto, in qualche modo, dovranno dimostrare ai superiori che non sono usciti con decine di uomini e mezzi per nulla. Niente di che, si stanno solo guadagnando la loro pagnotta, come biasimarli. Io, alla fine, non mi sono spaventato per la denuncia. Ne ho preso atto. Mi auguro solo che quegli agenti che hanno voluto sfogare le loro frustrazioni su di me presto si accorgano che stiamo lottando anche per loro. Chissà se un giorno da questa parte della barricata ci ritroveremo perfino l'ispettore R. Firmato nessuno. Questo è un ragazzo che ha voluto condividere con noi la sua esperienza, insomma, e ci scrive da Bergamo. E adesso dovrebbero iniziare gli interventi veri e propri, se non erro, quindi attendo anche Marika che mi assiste come presentatrice per questo dopo evento. Però okay. Buongiorno a tutti, siamo contenti di avere una piazza piena e nonostante il tempo, le condizioni climatiche, insomma, ci aspettavamo che qualcuno avrebbe rinunciato, invece non è così, evidentemente perché il Green Pass c'è ancora e se non siamo proprio noi quelli che vengono discriminati perché lavoriamo nell'ambito sanitario o perché abbiamo parenti in RSA o perché insomma ci viene richiesta la certificazione verde, magari abbiamo degli amici, magari da un anno e mezzo stiamo seguendo delle persone che si trovano limitate veramente nella loro vita quotidiana. Quindi non bisogna dimenticarci di questa, di un tratto di vita che abbiamo vissuto e che veramente ci potrebbero essere tutti i presupposti affinché le cose ritornino a essere come sono state lo scorso inverno. Quindi invito tutti non solo a non dimenticarcene noi, perché se siamo qua evidentemente ce lo ricordiamo molto bene, ma anche a continuare a tenerlo presente agli altri, anche se gli altri vorrebbero continuare la loro vita come se nulla fosse, ma non è così, perché c'è stata gente e c'è gente tuttora che non percepisce lo stipendio e con il caro vita, insomma, con tutte le bollette che stanno aumentando, io direi che la loro situazione è messa ancora più a dura prova. Per cui, senza dilungarmi troppo io, lascerei la parola ai ragazzi di Trieste che presentano un po' il loro gruppo e che siamo contentissimi di avere qua perché, insomma, avere i ragazzi di Trieste, poi ci saranno Padova, Gorizia, Pordenone, testimonia il fatto che la rete è attiva, è presente sul territorio, non solo locale ma proprio nazionale. Quindi lascio la parola ai ragazzi di Trieste. Sono Elizabeth, sono portavoce di Studenti contro il Green Pass di Trieste e vorrei brevemente fare una presentazione del nostro gruppo e del gruppo che si è formato unendo appunto la realtà degli studenti di Trieste con la realtà degli studenti di Udine, che appunto abbiamo formato Studenti contro il Green Pass Friuli Venezia Giulia. Sono in Studenti contro il Green Pass Trieste da quando è nato. Ho visto questo gruppo formarsi, l'ho visto crescere, l'ho visto mutare, ho visto dotarsi di un organigramma. Ho visto le persone all'interno che non si erano mai viste prima improvvisamente aiutarsi, li ho visti conoscere e stringere dei legami molto forti e tutto questo nel giro di pochi mesi e di un anno. I legami e le relazioni creati sono sempre stati un po' la fiamma di questo gruppo. È stato un anno difficilissimo in cui tutti abbiamo perso moltissimo,
Di punto in bianco ci siamo trovati ad avere persone che fino a poco tempo prima erano nostri amici, nostri familiari, a voltarci le spalle. Improvvisamente abbiamo perso tutto e ci siamo sentiti degli emarginati in una società in cui ci venivamo additati come untori, come assassini, come uccisori di nonni e di famiglie. Persone che fino al giorno prima erano nostri amici e confidenti ci hanno voltato le spalle, chiudendo relazioni durate da tutta la vita. Addirittura famiglie stesse sono state disgregate. Per la mia esperienza non sono state tanto le restrizioni imposte dal governo, che in realtà ovviamente sono state quello che hanno dato l'avvio a tutto, quanto l'odio che provavano persone fino a me, che fino a quel momento erano miei grandi amici. È stato questo ritrovarsi di punto in bianco da soli, il sentirsi completamente abbandonati, che ci ha fatto unire e che continua a far unire le persone. Come per esempio questo che si trovano qua in piazza. Siamo tutti completamente diversi, con interessi politici diversi, con interessi in generale diversi, con hobby diversi. Eppure ci siamo uniti. In un momento probabilmente diverso della storia non ci saremmo mai nemmeno mai incontrati. Quindi da un certo punto di vista dico grazie Draghi per avermi fatto conoscere delle persone fantastiche e anche di avermi fatto conoscere davvero il significato di solidarietà. E oggi siamo qui per mostrare completa solidarietà ai di più colpiti da questi anni repressivi, da tutti coloro che si ritrovano con delle sanzioni pesanti o costretti a procedure giudiziarie. Noi stessi, studenti contro il Green Pass, abbiamo potuto vedere la tirannia e la cattiveria delle forze dell'ordine e anche di altri soggetti del genere. E infatti, prima di concludere il mio intervento, vorrei parlare di alcuni episodi che ci sono capitati nel corso di questo anno. Nel corso di questo anno infatti sono state tante le iniziative che abbiamo compiuto, abbiamo fatto volantinaggio in università, manifestazioni, abbiamo appeso striscioni e sempre ci siamo trovati in situazioni di difficoltà. Cito per esempio le nostre azioni di volantinaggio in università, spesso ci siamo recati lì per appendere appunto i nostri striscioni nelle bacheche in cui dovrebbero essere libere per far esprimere tutti gli studenti. E invece ci siamo sempre imbattuti nella vigilanza che minacciandoci ci ha intimato di lasciare l'edificio. E non solamente la vigilanza, ma anche tutti gli altri studenti, che è quello che ci ha fatto riflettere di più. Tutti i manifesti che siamo riusciti ad appendere venivano strappati subito. E addirittura delle persone della lista studentesche hanno scritto a me su Instagram dicendo di non pubblicare e non appendere più quei manifesti. Ed è una cosa che fa molto riflettere, perché vuol dire che in questo stato, nell'università, in cui appunto dovremmo essere tutti uguali e poter esprimere i nostri pensieri, non lo possiamo fare. A quanto pare il pensiero non è uguale. Alcuni possono esprimerlo e altri no. Un altro caso in cui ci siamo scontrati con la polizia è stato durante un'altra iniziativa. Abbiamo deciso infatti di salire sull'autobus senza Green Pass, un gruppetto di noi. Nonostante avessimo tutto il biglietto e quindi potevamo benissimo prendere l'autobus, i poliziotti non hanno voluto sentire ragioni e ci hanno fatto tutti la multa che abbiamo ancora lì nel nostro cassetto. Questi sono solo alcuni dei casi che si sono verificati nel corso di questo anno. E sono molti gli altri che ora non vi cito. Come dimenticare per esempio il caso del nostro magnifico rettore, che di magnifico non ha niente, il quale è riuscito a dire che il Green Pass fosse necessario per gli esami a distanza, cosa effettivamente utilissima. Con questo termino il mio discorso, anche se sarebbero ancora tante le cose da dire. Ci tengo a sottolineare di nuovo che siamo qui per dare tutto il sostegno e la solidarietà alle vittime di questo regime. Dobbiamo unirci il più possibile tutti quanti e continuare a combattere per le nostre libertà e per il nostro futuro. La parola unione deve essere il tema su cui continuare a costruire e a combattere. Anche per questo noi e gli studenti di Udine abbiamo deciso di creare, come citavo prima, il gruppo studenti contro il Green Pass del Friuli Venezia Giulia. E vorrei sottolineare che se Udine e Trieste sono riuscite ad unirsi, nonostante l'odio tra le due città, credo che niente sia impossibile. Ciao, grazie. Sia chiaro, quindi esistono tuttora questi crimini in atto. Un altro crimine è che delle persone non possono andare a lavorare, i sanitari e i medici sospesi.
questo è un altro crimine, persone che non percepiscono il reddito, hanno toccato il pane delle famiglie. Quindi intanto cominciamo a renderci, non è una roba marginale, questa è veramente una cosa grave. E queste cose ci sono tuttora, perché spesso ho sentito, andando in giro anche, il Green Pass non esiste più. Tu mi dici, ma come il Green Pass non esiste più? Ma come non esiste più? Io personalmente ho anche un caso, no? Una nonna che è in RSA, tra l'altro ci vuole il super Green Pass, in più anche il tampone, no? Non esiste il Green Pass, ma come? È finito tutto, ma cosa? Ci sono persone che non vanno al lavoro, eppure è così. E quindi noi volevamo portare alla luce che il tema c'è ancora, e non solo, l'impianto c'è tutto e può essere ripristinato da un giorno all'altro. Proprio prima ero a casa, mentre mangiavo, prima di venire qua, vedo Rai News 24 che parla di approvata la quarta dose, consigliato il nuovo booster per tutti, insomma capiamo che qua da un giorno all'altro ce lo possono rimettere anche per andare in bagno il Green Pass. Quindi il tema c'è e dobbiamo essere consapevoli, quindi non possiamo credere che sia tutto finito. E in più c'è la campagna di repressione in atto, la testimonianza che vi ho letto di Booster Sizio è esemplare, quello che è successo qua. Ricordo che a Udine sono tantissime le persone colpite, solo a Udine, ma ci sono casi simili appunto in Lombardia, sappiamo anche a Trieste, c'è anche un clima, mi è stato detto, io non conosco direttamente, ma in porto, nei confronti dei lavoratori del porto che fecero la loro iniziativa a suo tempo, c'è un clima molto, molto torbido, ecco, nei confronti dei lavoratori del porto. Quindi c'è un clima veramente di repressione pesante. E quello che a nostro avviso vorremmo fare è veramente iniziare a parlare di questo, perché a nostro avviso se ne è parlato troppo poco, cioè tutte queste questioni sono lasciate ai singoli, no? Nel senso, vabbè, è stato colpito, se la vedrà col suo avvocato. No, noi siamo convinti che appunto toccano uno e toccano tutti. Queste sono misure politiche volte a spaventare tutti noi, quindi noi dobbiamo reagire, dobbiamo mobilitarci e far capire che noi non accettiamo questa situazione, perché se non ci muoviamo e non ci mobilitiamo assieme, uniti, purtroppo dovremo registrare che il governo avrà vinto un'altra volta, avrà fatto passare questo e ci saranno persone condannate che avranno la fedina penale sporca e avranno mille problemi. Insomma, quindi questo è il succo della manifestazione. In più non nascondiamo che abbiamo anche la volontà, noi ragazzi abbiamo voluto insomma indire questo un po' per metterci in gioco, perché pensiamo che insomma una nuova stagione di lotta sia in arrivo. Quindi è un po' un rodaggio questo, non accendiamo i motori perché sappiamo che probabilmente dovremo tornare. Cioè, vabbè, magari non amplieranno di nuovo il Green Pass, ma se pago una bolletta 3.000 euro io non so cosa possiamo fare, no? Cioè, quindi la situazione è un po' calda, no? Capiamo tutti che qualcosa sta succedendo, c'è anche una guerra in corso che vada a finire come vada a finire, ma comunque le ripercussioni le vedremo sulle nostre tasche, sulla nostra vita. Quindi insomma ci rendiamo conto che dobbiamo essere attivi, ecco. E sul caso a Udine, appunto, come ho detto, ci sono stati tanti casi di repressione, tante persone che hanno avuto condanne penali. E lo cito perché me l'ha chiesto il bravissimo Luca Cassa. Cioè, quante denunce hai, Luca? Bravo Luca! Solidarietà! Solidarietà! Buonasera a tutti. Luca! Io dico questo! Io non ho mai commesso reati, mai! Questo è una condanna penale. Una condanna! Per cosa? Per aver messo due casse. Questo mi hanno fatto. È una vergogna. Bravo. Vergognatevi. Voi che siete... Questo è quello che stanno facendo. Quindi, ecco, per questo noi siamo in piazza oggi. Quindi... Ecco, mi aveva chiesto di citare questo fatto e insomma era giusto farlo. Comunque adesso devo stringere un secondo. Ricordo... Non abbiamo neanche i soldi per gli avvocati. E infatti... Io sono uno che non ha nemmeno con cosa vivere e vi condannate. Solidarietà, solidarietà, unita, solidarietà, unita,
solidarietà, unità, solidarietà, unità, solidarietà, unità, solidarietà, unità. A proposito, noi abbiamo appunto una scatola con una raccolta fondi che poi divideremo con il Comitato Costituzione in Azione, il Coordinamento No Green Pass di Trieste, una parte verrà anche, diciamo, ci finanzierà le nostre attività e devolveremo il ricavato appunto per sostenere e aiutare quelle persone che sono state colpite dalle condanne, quindi per coprire anche le spese legali. Bravi! Ecco, insomma, io un po' ho detto tutto, dobbiamo essere consapevoli appunto che dobbiamo veramente essere uniti, creare una rete, un coordinamento tra tutte le realtà esistenti. Per quello noi abbiamo anche voluto unirci con i ragazzi di Trieste, perché non abbiamo più il lusso, non possiamo più concederci il lusso di stare chiusi nel nostro guscio e sotto al nostro campanile. Dobbiamo aprirci e fare coordinamento e rete con tutte le realtà. Dobbiamo saper concentrare le nostre forze per essere anche più incisivi. E questo in una stagione che appunto noi ci aspettiamo essere molto intensa di lotta sarà necessario. Quindi con questo auspicio, con l'auspicio che questo sia solo l'inizio di una nostra mobilitazione, di un nostro impegno attivo, lascio il microfono agli interventi successivi, ricordando appunto che solidarietà e unità. Assolutamente. Bravo. Buongiorno a tutti, sono Nilo, degli studenti contro il Green Pass di Padova. La nostra storia è molto simile a quella degli studenti di Udine e degli studenti di Trieste che hanno parlato prima di me. Io dico sempre che l'ultimo anno, almeno per me, per noi, è stato allo stesso tempo il più brutto e il più bello della nostra vita. Il più brutto perché ovviamente ci sono state private delle libertà fondamentali che non sospettavamo potessero essere messe in discussione. Brutto anche perché alla fine a livello della nostra mobilitazione all'università abbiamo ottenuto poco. Abbiamo sempre trovato un muro davanti a noi da parte della dirigenza universitaria. Non siamo mai stati, come dire, in numero sufficiente per poter costringere il rettorato a venirci incontro puramente con la forza della nostra quantità. E tuttavia è stato anche l'anno più bello perché ci siamo trovati tra di noi. Abbiamo trovato una comunità, abbiamo trovato un modo di vivere un rapporto con i nostri coetanei diverso, praticamente inesistente, che non è mai esistito per i giovani della nostra generazione e per questo quindi è stato anche il più bello. L'ultimo anno è stato un anno particolare per l'Università di Padova perché era l'ottocentenario dell'Università di Padova, dalla sua fondazione, e quindi potete immaginare celebrazioni sontuose, tutta la città è tappezzata di striscioni, di manifesti, diciamo, in onore di questa grande ricorrenza. Era anche la prima volta in cui all'Università di Padova diventava rettore, o in questo caso rettrice, una donna, quindi la prima donna rettrice dell'Università di Padova in 800 anni di storia. Bene, tutto questo a noi appariva e apparso in maniera assolutamente grottesca, perché 800 anni di storia in nome della libertà di pensiero, della libertà di ricerca, buttati nel cestino fondamentalmente. Ricordiamo che l'Università di Padova è stata l'Università di Galileo Galilei. Galileo Galilei, che è stato giudicato e condannato dall'Inquisizione per aver fatto ricerca, per aver parlato in senso contrario a quella che era la narrazione scientifica della sua epoca. E giungiamo ora, 800 anni dopo, dove la rettrice, che nonostante donna appunto si è dimostrata ancora più zerbino del suo predecessore,
che diceva nel suo discorso di inaugurazione che non era possibile che la libertà di ricerca venisse messa in pericolo, compromessa da elementi antiscientifici, ossia noi che comunque nel nostro piccolo abbiamo dato fastidio, siamo andati sotto il suo ufficio a protestare senza essere mai ricevuti, senza mai che lei ci rivolgesse la parola. Sul piano... Vergogna. Certo. Sì, vergogna. Sul piano della repressione ovviamente è stata più o meno uniforme ovunque. Siamo stati fortunati a non avere, come dire, situazioni così sgradevoli come delle condanne penali, ma abbiamo ricevuto numerose multe, soprattutto per non aver indossato la mascherina all'aperto, quando c'era l'obbligo di indossare questo pezzo di stoffa antigenico sulla faccia all'aperto, e tutte multe ovviamente che non abbiamo pagato, va da sé. E che altro dire, do pienamente ragione e pieno sostegno a Conrad quando dice che il Green Pass, uno, non è scomparso, due, può tornare in qualsiasi salsa. Forse non più legato al puro fattore vaccinale. Il Green Pass può tornare, in realtà, siccome è una discriminazione puramente arbitraria, può tornare collegato a qualsiasi altro fattore, al fatto che fai una spesa non sostenibile, no? E paghi ovviamente con la carta di credito, quindi i prodotti che tu compri vengono registrati e sono prodotti non ecosostenibili. Oppure quanto dura la tua doccia calda, 10 minuti invece che 5, quindi c'è anche lo spreco d'acqua oltre che lo spreco di energia. Ebbene, il tuo stile di vita non sostenibile o comunque non responsabile nei confronti della società, bene, ci sarà fatto pagare in ogni caso, e potrà essere e sarà sicuramente in realtà oggetto di un nuovo Green Pass. Magari non sarà chiamato Green Pass, ma sarà comunque sempre una tessera. Ebbene, dobbiamo rimanere vigili, non dobbiamo fossilizzarci su, diciamo, nella nostra comfort zone. Siamo studenti contro il Green Pass e continuiamo a parlare di Green Pass vaccinale. No, dobbiamo renderci conto di quanto le repressioni che arriveranno in futuro, e nell'immediato futuro vorrei far notare, sono strettamente collegate, sono la diretta conseguenza di ciò che loro hanno sperimentato con il coronavirus. E quindi si rende necessaria nel nostro movimento giovanile, non dico solo a livello padovano, dico a livello nazionale, è necessaria un'evoluzione, ci vuole coraggio per farla, ma dobbiamo farla. Concludo con un aneddoto, proprio perché è successo negli scorsi giorni a Padova, quando ho scoperto che per poter andare a mangiare in mensa, nelle mense universitarie, ci volesse un QR code per registrarsi, da scansionare prima di riuscire a comprare il tuo pasto. Un QR code che si può scaricare attraverso un'applicazione apposita nella quale tu devi accedere inserendo la tua identità digitale SPID. Cioè, per mangiare un piatto di pasta serve l'identità digitale SPID, insomma. E questo QR code non è nemmeno un codice che tu ti puoi stampare, no? Perché tu lo devi aprire e cambia ogni tot secondi. Insomma, è costantemente collegato con i tuoi dati, perché ovviamente bisogna accettare tutta una serie di clausole di trattamento dei dati. Ed è così, ragazzi. Cioè, in futuro ti negheranno anche il piatto di pasta, perché magari non sei vaccinato o perché magari hai fatto la doccia di 10 minuti invece che 5. E dobbiamo essere coscienti di tutto questo, dobbiamo essere preparati, dobbiamo iniziare adesso a prepararci, a parlarne, e non, come purtroppo troppo spesso abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno, affrontare i problemi solo quando sono già arrivati. Bravo. Grazie. Bravo. State
state previste direttamente da alcune università particolarmente virtuose, particolarmente brave, che hanno deciso di aggiungere questo vincolo in più, tra l'altro appunto senza nessun tipo di approvazione governativa. E quindi appunto per molti mesi questi studenti non hanno potuto accedere alle strutture e quindi esercitare il proprio diritto allo studio, andare avanti con la propria carriera universitaria. Poi con il Super Green Pass la situazione, perlomeno inizialmente, sembrava essere migliore, quindi questi studenti hanno tirato un sospiro di sollievo pensando magari adesso almeno i guariti potranno accedere alle strutture. E invece no, perché in questo caso con una autorizzazione a livello statale le varie università avevano la possibilità appunto di gestire anche in questo caso la questione tirocinanti liberamente. Quindi anche qui è venuta a crearsi una situazione complicatissima nella quale non si capiva se potevano accedere alle strutture anche i guariti, potevano accedere alla struttura soltanto i vaccinati. Diverse università hanno previsto nel loro regolamento interno soltanto un riferimento appunto al vaccino, ma senza esprimersi sulla guarigione. Quindi appunto nel nostro caso abbiamo la testimonianza di questi nostri compagni che hanno dovuto rivolgersi direttamente all'università parlando con amministratori, segretari, rettori e via dicendo, con tutta la trafila burocratica per cercare di capire se potevano finalmente accedere nuovamente all'università. E questo è importante, il fatto che loro si siano dovuti rivolgere all'università, perché i tirocinanti non fanno riferimento a un ordine, all'ordine dei medici o quant'altro. Quindi si sono rivolti potenzialmente anche ai docenti o comunque poi quelle figure con cui avrebbero dovuto avere a che fare nella vita universitaria di tutti i giorni. E questo è un particolare non da poco, perché come sappiamo all'interno dell'università e soprattutto all'interno della facoltà di medicina il clima non è tranquillo, non è gioioso, non c'è tutta questa tolleranza con chi la pensa diversamente, a differenza di quello che si potrebbe pensare forse leggendo ad esempio gli slogan della nostra università, che professano la libertà di pensiero, l'ampiezza di vedute, la scienza innanzitutto. No, il clima nell'università è un clima di autentico terrore, soprattutto a medicina paradossalmente. Quindi il fatto di doversi rivolgere potenzialmente anche ai propri docenti per capire se, essendo guariti, si può accedere oppure no alle strutture ospedaliere è stato autenticamente, insomma, una situazione non da poco. Poi per fortuna si è capito che insomma i guariti potevano accedere ai tirocini, ma per tutto il periodo dei tirocini comunque l'ansia e l'angoscia continuava, perché nessuno aveva chiarito fino a quando la guarigione sarebbe stata un requisito per accedere ai tirocini. Quindi avrebbero potuto essere 3 mesi, avrebbero potuto essere 4, 5, 6, da un giorno all'altro questi studenti avrebbero potuto essere sbattuti fuori dall'ospedale. E quindi il terrore di non sapere fino a quanto questi ragazzi avrebbero potuto continuare a studiare, ad accedere ai tirocini, la paura di essere scoperti, di essere scoperti dai compagni, di essere scoperti dai docenti. Abbiamo almeno un caso di uno studente che è stato appunto scoperto per aver fatto una sua libera scelta ed è stato criticato e dileggiato apertamente da parte di tutti i compagni e anche da parte del docente. Quindi appunto quello che vi riporto è all'interno dell'università un clima di autentica paura, di autentico terrore. Quindi in definitiva le domande sono queste: innanzitutto, che fine ha fatto il diritto allo studio? Perché come ho detto prima, queste persone hanno pagato le tasse come tutti. Quindi, come tutti, avrebbero dovuto poter accedere ai tirocini. E ricordiamo anche che i guariti, anche sulla base di studi recenti, ma noi complottisti lo sapevamo già da prima, hanno un'immunità addirittura superiore rispetto ai vaccinati. Quindi a maggior ragione nella facoltà di medicina non si capisce per quale motivo invece il trattamento sia esattamente il contrario. Quindi la prima domanda riguarda proprio il diritto allo studio. Poi l'altra cosa che non capiamo è
questa, appunto, perché proprio all'interno della facoltà di medicina avviene tutto questo? Perché ricordiamoci che all'interno di queste strutture viene formata la classe medica del futuro, cioè le persone che un giorno poi verranno teoricamente a curarci, a prendersi cura dei nostri corpi. Quindi francamente è forse questa la cosa più inquietante di tutta questa faccenda. Questi folli, questi pazzi, poi dovranno avere a che fare con noi, con la nostra salute. Quindi questa insomma è la testimonianza di questi ragazzi, e quindi perché non sono venuti loro qui a parlare e sono venuto io? Perché giustamente per insomma tutelare la propria carriera universitaria non possono esporsi, perché altrimenti in qualsiasi momento potrebbero essere compromessi. Sì. Dal mondo universitario, chiamo qua al microfono il docente Andrea Zoc, che parlerà appunto della sua esperienza come docente universitario, e Andrea Zoc che ha partecipato anche alle esercitazioni di democrazia che abbiamo organizzato la scorsa primavera. Sì, prego. Grazie, buongiorno. Provo a dire due cose telegrafiche. La prima cosa, siamo qui a protestare contro il Green Pass. Che cos'è il Green Pass? Perché ci sono ancora molte persone, non so come definirle, diversamente sveglie, che deridono l'idea, appunto, questi protestano ancora con il Green Pass, la prendono, no? Ecco, il Green Pass è un precedente terrificante ed è un precedente legale che opera come un'inversione della prova relativamente all'essere cittadini. È un'inversione della prova in cui il cittadino deve dimostrare attraverso il suo comportamento diligente di poter avere accesso ai diritti costituzionali. Questa cosa è un inedito assoluto nella storia della Repubblica, d'accordo? Ed è un precedente che può essere, una volta che è stato sdoganato, ed è stato sdoganato, può essere applicato in qualunque direzione. Si tratta semplicemente di mutare l'idea di bene collettivo che assume il ruolo di indirizzo a cui non ci si può opporre. Seconda questione. Naturalmente molti diranno, in quel momento non si sapeva, si pensava... abbiamo commesso degli errori, si pensava che non ci fossero terapie, si pensava che il vaccino tutelasse dal contagio, no, perché se la questione è l'errore, è umano errare, si può sbagliare, tutti possono sbagliare, certo, ma il punto di fondo è che l'errore è possibile quando c'è una dialettica, cioè quando c'è una circolazione libera delle idee, si forma un'opinione, questa opinione può anche essere erronea. Quello che non è assolutamente pensabile, concepibile, ammissibile, è che ora si viene fuori dicendo che c'erano degli errori, quando le persone che sapevano che quelli erano degli errori venivano silenziate sistematicamente, venivano chiusi i profili, venivano bloccati sui social, non avevano la parola nei consessi pubblici, venivano screditate in tutte le forme pubbliche e private, ok? Questo non è ammissibile, perché sbagliare è umano, ma farsi scudo del fatto di essere pro tempore maggioranza dalla parte del governo per bullizzare il prossimo, questo mi dispiace, non è un errore, questo è un atto moralmente inaccettabile. E chiudo con una piccola considerazione relativa alla questione specifica dell'università e dell'informazione, perché guardate che la questione della formazione e dell'informazione vanno sempre trattate assieme. Ora, molte delle persone che anche talvolta, spesso, sgradevolmente, magari persone a noi vicine con cui siamo entrati in conflitto, e molte di queste persone lo hanno fatto, come si dice, in buona fede. Ora,
Ciò che non si può naturalmente perdonare è a coloro i quali a livello apicale, quindi a livello governativo, a livello delle responsabilità hanno preso quelle decisioni. Naturalmente ci sono moltissime persone che semplicemente non hanno mai avuto la possibilità di comprendere come andavano le cose, perché non tutti hanno accesso a tutte le forme di informazione, tutte le forme. Ci sono persone che sono state letteralmente per mesi, per anni, ingannate. Sono state ingannate. E su questo punto io credo che il ceto, chiamiamolo così, intellettuale del paese ha una grandissima responsabilità, perché non è possibile di fronte all'esibizione di violenza rispetto alle opinioni dissenzienti non avere almeno il dubbio di dover lasciar parlare anche il dissenziente. Questo è qualcosa che all'interno del consesso, ad esempio, universitario, accademico, nella altissima tradizione dell'educazione terziaria, è sempre stato un punto d'orgoglio. Universitas studiorum, l'università delle forme di studio, la totalità delle forme di studio, il luogo di accoglienza di tutte le opinioni. Questa componente ha la libertà di pensiero, di espressione, di dialettica al suo cuore. Se questa cosa viene meno completamente il senso dell'istituzione medesima. Bravo. Quindi chiudo semplicemente dicendo, perché non voglio rubare troppo tempo, ma chiudo semplicemente con una considerazione. E quello che sicuramente tutti quelli che presenti qui e molti altri hanno subito negli ultimi 2 anni è stata un esercizio di potere cieco. L'esercizio di potere, tuttavia, può avvenire quando il potere qualcuno ce l'ha. Come si combatte un potere cieco che in qualche modo prevarica le libertà, prevarica i diritti, prevarica la dignità delle persone? È molto semplice, c'è un unico modo. Non bastano i like su Facebook, non bastano i mugugni dal barbiere, non bastano le lamentele dal barista, non basta niente di tutto questo. Un potere viene messo in crisi da un altro potere, e per avere un altro potere bisogna organizzarsi. Senza organizzazione rimaniamo una folla di scontenti individuali che ciascuno per sé potrà sempre essere messo in un angolo e abbattuto. Grazie. Ecco, e proprio a proposito di questo mi sono dimenticato di dire prima un'altra cosa, che poi da questi stessi studenti di medicina è partita l'iniziativa di andare su a Tolmezzo circa 2 settimane fa, perché non so se sapete che circa 2 settimane fa a Tolmezzo doveva essere fatta una disinfestazione ad Ulticida per il West Nile, di notte l'hanno fatta a Udine, l'hanno fatta a Palmanova, l'hanno fatta dappertutto e la dovevano fare anche a Tolmezzo. Solo che a Tolmezzo la gente si è organizzata, e gli abitanti di Tolmezzo, anche appunto con gente da tutta la regione salita, e si sono trovati nelle strade e hanno fisicamente impedito che questa disinfestazione, contraria a ogni tipo di norma, a ogni tipo di regolamento nazionale, regionale, e soprattutto contraria al buon senso, perché West Nile è un po' la nuova emergenza, o cercano di farla diventare tale dopo il Covid, però la disinfestazione non è stata fatta. Quindi, intanto, in questo caso ci siamo presi per tempo, abbiamo reagito per tempo e il risultato c'è stato, ma soprattutto il risultato c'è stato perché la gente si è unita. Tutti quanti sono scesi sulle strade, e quando tutti scendono nelle strade, quando tutti fanno la loro parte e si uniscono, la resistenza funziona e le cose si fermano. Cioè, se tutta Italia non paga le bollette, nessuno può obbligarci a farlo. Se io non pago le bollette, se tutti noi insieme reagiamo composti e uniti, questa è l'organizzazione e la resistenza che deve essere fatta. E questa vittoria di Tolmezzo ne è un esempio. Comitato Gorizia risponde. Ciao ragazzi, intanto grazie perché
perché avete l'energia che forse manca un po' a quelli della mia età. Io tra l'altro provengo da Gorizia, che è il tipico esempio della sonnacchiosa città di provincia, e ciò nonostante rimane qualche scintilla vitale, ed è per questo che alcuni di noi sono qui oggi per dirvi soltanto che siamo al vostro fianco, non solo perché abbiamo figli che sono all'università e che hanno passato e stanno passando quello che avete passato voi, ma soprattutto della cosa che mi preoccupa di più, perché stanno assimilando, cioè, un'idea di relazione con l'istituzione che non mi piace neanche un po'. Però a parte questo, io vorrei aprire una prospettiva su cui ritengo nell'immediato futuro sarà necessario lavorare, ed è la preoccupante attesa della sentenza della Corte Costituzionale a partire dalla rimessione che è stata fatta dal Consiglio Superiore di Giustizia Amministrativa della Sicilia sulla questione, sono molto grossolana, dell'obbligo vaccinale. In realtà è estremamente complessa questa cosa. A questa prima ordinanza, che non è stata rimessione, che non è stata presa a cuor leggero, nel senso che ha presupposto un supplemento di istruttoria che ha coinvolto non già gli organi politici dello Stato, ma gli organi tecnici, per cui il Consiglio Superiore di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha posto una serie di quesiti ai vertici delle istituzioni sanitarie italiane, non si è accontentata nemmeno un po' delle risposte su domande che riguardavano un po' tutto, dalla qualità del consenso informato, dalla necessità di prevedere gli effetti avversi, dalla sorveglianza sugli effetti avversi, dalla possibilità di conoscere nel dettaglio, oltre che alla fine il concetto è legittimo l'obbligo vaccinale ai sensi e nello spirito della nostra Costituzione. A questo ha fatto seguito iniziative analoghe di altri tribunali e una miriade di sospensioni di processi amministrativi e non, in attesa appunto di questa sentenza. La cosa che mi preoccupa moltissimo è che questo organo di giustizia, che in realtà non è un organo di giustizia, ma insomma chiamiamolo così, in almeno 30 anni di sue sentenze ha sempre qualificato con molta precisione che cosa deve essere un vaccino e che cosa deve essere un obbligo vaccinale, e l'ha fatto in maniera tale appunto da giustificare il richiamo a pronunciarsi anche su questa questione. Quindi dovrebbe essere logico e fisiologico che, rispettando i 30 anni di giurisprudenza, anche in questo caso si dica che l'obbligo vaccinale imposto per questa cosa qua, che non oso neanche più nominare, è illegittimo. Ma a livello politico, non a livello politico, scusate, è improprio, da parte di esponenti della politica, questo non vuol dire che sia un livello politico, vuol dire semplicemente che delle persone che si guadagnano il pane facendo politica l'hanno detto, ma non è detto che sia politica, hanno detto che, ma che male c'è se la Corte Costituzionale finalmente sconfessasse i suoi 30 anni di convincimenti sul fatto che il vaccino deve fare il vaccino, deve avere dei moderati effetti collaterali, deve effettivamente produrre un vantaggio per la collettività, fermo restando il diritto fondamentale della dignità della persona, della tutela assoluta della sua vita, della sua salute personale. Quindi non c'è prevalenza della salute collettiva. E vero è che nelle sentenze e nelle ordinanze sia di giudici amministrativi che di giudici civili rimbalzano dei concetti che fanno ben sperare.
ad esempio recentemente c'è stata una sentenza in cui, con cui veniva riammessa al lavoro una persona nell'ambito delle professioni sanitarie, in cui si è detto che l'effettuazione del tampone è ben vero che dà una garanzia molto relativa, ma il vaccino dà una garanzia uguale a zero. Per cui diciamo che c'è una parte della magistratura italiana che invece di perseguire a livello quasi di persecuzione determinate situazioni, come quelle di cui si è anche parlato qui, agisce in controtendenza, e questo fa ben sperare. Ma io vorrei che ai giudici della Corte Costituzionale arrivasse un messaggio ben chiaro, e cioè la Corte esiste perché l'ha prevista la nostra Carta Costituzionale, con un dibattito non da poco, nel senso che tra i padri costituenti c'era chi diceva che non è pensabile che ci sia un gruppo di illuminati chiusi nella loro torre eburnea che decidono se una norma è coerente con l'impianto della nostra Costituzione. Fatto sta che però c'è, e se c'è è perché ci siamo noi. Seppur non possiamo accedere direttamente, ad esempio in Slovenia alla Corte Costituzionale accedono anche i cittadini, noi abbiamo un meccanismo infinitamente più complesso, ma io vorrei tanto che si facessero delle uscite in piazza rivolgendosi proprio a questi 15 giudici, 5 dei quali vengono nominati dal Presidente della Repubblica e l'ultimo dei quali, che sostituisce l'attuale Presidente Giuliano Amato, è il consigliere giuridico di Mario Draghi. Allora, non è che lui è il presidente, sostituisce va a sedersi nello scranno sulla sedia del collegio, e quindi sarà il collegio poi che esprimerà un nuovo presidente. La vicepresidente attuale è una giurista che si chiama De Petris, che nel 2020, quindi nel caos più totale, aveva fatto degli interventi molto belli in cui chiariva che la salute e la dignità del singolo non sono prevalenti rispetto agli obiettivi dello Stato di tutela della salute collettiva. Mi piacerebbe ovviamente che questa persona conservasse questo tipo di posizione in attesa di leggere una sentenza che, demolendo la legittimità dell'obbligo vaccinale, chiaramente cambia completamente tutta la narrazione di tutto ciò per cui noi siamo qui in piazza, incluso il Green Pass. Vi ringrazio e forza e coraggio, ragazzi. Grazie per questo intervento. Ora lasciamo la parola a Giulietta, che dal mondo sanitario ci parlerà, insomma, portando la voce dei fisioterapisti, lei che è sempre stata in prima linea e che lo è dall'inizio. Salve a tutti. Allora, intanto specifico che non voglio portare la voce di nessuno, perché poi vengo anche tacciata di esibizionismo, complottismo, terrapiattismo e quant'altro. Quindi io porto la mia voce e spero che qualche collega delle centinaia, migliaia che abbiamo nelle chat si sia alzato dal divano e sia oggi qua con noi. In questo caso lo ringrazio personalmente. E vabbè, piccolo momento ironico. E allora, io sono un sospeso. Se uno adesso mi chiede tu cosa fai, chi sei, io sono un sospeso. Punto. Cioè, una nuova categoria lavorativa che è nata nel 2021, quindi noi abbiamo lavorato tutto il 2020 e tutto il 2021 senza esserci ammalati, senza aver contagiato nessuno, perché in strutture residenziali dove ci sono dei degenti che rimangono per mesi ce ne saremmo accorti se avessimo fatto una strage, e invece no, abbiamo potuto lavorare. Poi magicamente la sospensione mi è arrivata a marzo 2022, ok? Quindi praticamente 24 mesi dopo l'inizio della
fra virgolette, pandemia. Oggi devo cercare di stare tranquilla, va bene. E quindi cercherò di moderare le parole, anche se avrei degli sproloqui abbastanza pesanti da fare. E la chicca è che il nostro ordine pretende il pagamento della quota associativa annuale, nonostante nella documentazione che mi è pervenuta con la sospensione ci sia scritto che sono sospesa dall'esercizio della professione sanitaria e dall'ordine. Quindi io sono sospesa dall'ordine, ma devo pagare la quota associativa all'ordine. Tra l'altro mi chiedo con quali soldi, visto che io sono senza stipendio da 11 mesi, perché avendo una coscienza il 15 ottobre mi sono ritirata e ho detto io a lavorare con un green pass da sfondamento della nasofaringe ogni 48 ore non ce la faccio, non ce la posso fare né fisicamente né moralmente. E quindi sono qui. Avrei moltissime cose da dire. Vi consiglio un testo che sto leggendo io per poter colmare le nostre frustrazioni, perché noi ci stiamo chiedendo come mai ci sono dei gruppi così eterogenei, come mai qua in piazza c'è dal fruttivendolo al docente universitario piuttosto che all'insegnante, al sanitario, come mai? E così dall'altra parte. Leggetevi questo testo scritto da un tale Le Bon, medico e sociologo francese, o forse belga, che scrisse questo testo, La psicologia delle folle, nel 1895. Lui spiega chiaramente, già nelle prime 10 pagine, che cos'è una folla psicologica. È un insieme di individui eterogenei, molto diversi fra di loro, ok? A livello cosciente, a livello culturale, che però viene manipolata attraverso un'informazione ripetitiva e che quindi acquisisce un'anima collettiva, per cui tu hai un gruppo di persone che non ha più la propria individualità, ma che si fonde in un ideale collettivo che deriva da propaganda. Ora non c'è bisogno di dire che sono 3 anni che subiamo un martellamento continuo sulle terapie intensive piene, sul vaccino che è sicuro, efficace. Addirittura un televirologo ha osato dire che il tampone, dopo 2 anni che ci sfondavano la nasofaringe, ha avuto coraggio di dire che il tampone è pericoloso. Invece il vaccino è efficace e sicuro. Non so, penso che anche uno studente di primo liceo sa la differenza fra un cotton fioc e un siero iniettabile. Credo, non lo so, mi auguro. Quindi, hanno praticamente, con la propaganda, influenzato quelle persone che hanno un livello di coscienza morale basso, quindi persone che sono un pochino superficiali, per cui sono riuscite a manipolarle, perché lo scopo qual è? È quello di dare un'identità a tutti, omogenea, e a spingere a determinate azioni, perché le folle, come dice Gustave Le Bon, le folle psicologiche sono quelle folle che vengono animate da sentimenti che sono agli estremi, quindi possono idolatrare qualcuno, così come arrivare all'odio. E la propaganda che cosa fa? Identifica un nemico. Chi è il nemico di questi ultimi 3 anni? Il Novax, ovviamente, no? Perché il Novax non è più una persona che ha fatto un bilanciamento rischi-benefici per la propria salute personale. No! È un terrapiattista, è un pazzo, è un pericoloso untore. Sulla base di quale scienza? Io vorrei capire. Perché io sfido chiunque a dirmi che fino al 2019 si sapesse che cos'è un asintomatico. Cos'è un asintomatico? Uno che sta bene, perché siamo asintomatici per un pool di germi che non finisce più. Ma siccome la TV ce l'ha detto nel 2020, adesso tutti quanti con l'idealizzazione di questo nemico. Il nemico è il Novax, va combattuto a tutti i costi. Quindi queste folle psicologiche sono animate da sentimenti contrapposti ma molto violenti. Che cos'è che le unisce, oltre alla omogeneità e a un ideale comune? Il fatto che vanno tutte in una stessa direzione, vengono guidate in maniera inconscia, è quasi una forma di ipnosi. Gustave Le Bon dice appunto, è quasi una forma di ipnosi collettiva. Che cos'è che dà forza a queste folle psicologiche? La protezione del gruppo. Cioè se noi facciamo degli esempi, parliamo anche di categorie lavorative,
che portano una divisa, ma qualsiasi divisa, c'è la protezione del gruppo. Quindi l'individuo si sente legittimato perché in gruppo non appare, non ci mette la faccia, non mette la propria coscienza morale, ma viene protetto dagli altri. Quindi il gruppo rinforza i comportamenti negativi o positivi che siano. Quindi le persone in gruppo si sentono invincibili. È stato dimostrato anche durante il nazismo, per arrivare a paradossi, insomma, per periodi, non vorrei dire peggiori, ma insomma, speriamo peggiori, sono arrivati a fare cose che la loro coscienza gli avrebbe impedito di fare, ma le hanno fatte sulla scia del gruppo. Il gruppo trascina, il gruppo contagia, si parla di suggestionabilità e contagiabilità. Quindi io vi consiglio questo testo per, diciamo, come posso dire, sopire un po' le vostre frustrazioni, cioè per capire come siano riusciti a veramente ipnotizzare il 70-80% della popolazione, va bene, con una narrativa che è totalmente fasulla. Perché io ho una domanda: se è vero che le terapie intensive sono piene per colpa dei Novax, com'è che nell'ultimo report del 17 agosto 2022, quando andiamo a leggere le percentuali di ricovero in terapia intensiva, i non vaccinati sono 6.6 ogni 100.000 persone e i vaccinati sommati, perché ci sono tre categorie, due dosi da meno di 120 giorni, due dosi da più di 120 giorni e boosterizzati, ok? Quindi anche il gioco di parole, no? Anche l'utilizzo della semantica ha fregato, eh? Perché se io dico lotta alle fake news è una cosa nobilissima, se io la chiamo censura fa schifo, no? Se io lo chiamo Green Pass, madonna, ecologico, bellissimo, all'avanguardia. Se io dico tessera, discriminante o discriminatoria, ha un altro effetto, no? Quindi hanno utilizzato il linguaggio anche per dare una parvenza diversa a quello che invece è. Quindi io mi chiedo perché i tre gruppi di vaccinati sommati fra di loro fanno 7.1 ogni 100.000 in terapia intensiva, i non vaccinati 6.6. Non lo so, io ho fatto la matematica alle elementari, 6.6 è meno di 7.1, forse mi sbaglio, non lo so. Vorrei anche chiedere perché il Corriere della Sera a pagina 28, non sia mai che un italiano riesca a arrivare a pagina 28 del quotidiano, scrive bellamente che 8 su 10 in terapia intensiva sono lì per altro, categoria nata nel 2022, perché nel 2020 era solo Covid, no? E di questi qui 9 su 10 hanno fatto almeno due dosi, quindi 9 su 10 in terapia intensiva hanno fatto almeno due dosi. E allora dov'è il problema del Novax? Di quello che si deve pagare le cure perché per colpa sua non ci sono posti in terapia intensiva? Qualcuno me lo deve venire a spiegare. Qualcuno me lo spieghi, perché io non so, evidentemente non ho un livello cognitivo sufficiente per capirlo. Prima cosa. Seconda cosa, noi siamo al 20° posto in Unione Europea, su 23 paesi siamo al 20° posto per posti letto in generale negli ospedali, ok? Siamo al 20° posto. Prima di noi c'è tutta l'Europa dell'Est, per fare un esempio, ok? E i Balcani. Noi siamo al 20° posto. Dal 2010 la sanità è stata demolita in un paese di 60 milioni di abitanti, prettamente, insomma, una grande parte di anziani. Noi abbiamo 5.000-7.000 letti in terapia intensiva. È possibile una roba del genere? No. Allora, se la mala sanità è una cosa, la virulenza del patogeno è un'altra. Questo ci hanno insegnato a tre anni di università. Forse sarà cambiato anche quello in quest'epoca. Quindi, un'altra cosa che volevo dirvi, quindi compratevi il libro, che così riuscirete forse a far breccia anche nei cervelli delle persone che vi hanno messo contro, facendo capire che bisogna recuperare la coscienza individuale, la morale, il superio, la coscienza morale, non l'uniformità di comportamento con il branco. Noi non siamo animali, siamo esseri senzienti, pensanti, quindi dobbiamo modificare i nostri comportamenti. Ultima cosa che voglio dirvi è che abbiamo organizzato con il nostro comitato Costituzione in Azione e con un'associazione che si chiama Di Sana e Robusta Costituzione, delle azioni in ospedali, in RSA e in strutture di degenti, per poter avere un colloquio col dirigente sanitario e spiegare le nostre posizioni, cioè chiedere di far accedere i parenti dei degenti perlomeno con il tampone, visto che comunque chi ha le due dosi o le tre dosi il tampone se lo deve far comunque, ok? E devo dire che una di queste azioni che abbiamo fatto
fatto è andata a buon fine, senza far nomi, manteniamo la privacy visto che siamo tutti bersagli immobili, e è andata a buon fine, quindi delle persone sono riuscite a star vicino al loro congiunto a fine vita, che mi sembra il minimo sindacale, ecco. Quindi, ma non ho altro da dirvi, credo di aver parlato anche troppo, grazie. Brava! Grazie Giulietta, precisa e puntuale. Adesso invece ci spostiamo nel mondo della scuola, dove insomma forse le cose sono state un po' più trascurate dal punto di vista della comunicazione sui media, perché insomma non ci sono stati morti, però i danni sui ragazzi soprattutto si vedono adesso e si vedranno in futuro, purtroppo, che noi lo vogliamo o meno. Quindi adesso parlerà un'insegnante, Alessandra, anche lei è sempre stata sulla breccia, anche lei di Costituzione in Azione, come Giulietta, e quindi... Ah, in tutto questo vi ricordo comunque il gazebo per la raccolta fondi, per aiutare le vittime, insomma, coloro che sono stati colpiti dalle multe, insomma, che devono sostenere anche delle spese legali per difendersi in tutto l'iter processuale. Quindi ora lascio la parola ad Alessandra. Buongiorno, forse buonasera ormai. Allora, ho sentito tante cose, ho sentito parlare di una università che è stata destituita e volevo parlarvi di una scuola destituita, almeno nell'ultimo anno, a ruolo di agenzia governativa che forma i cittadini all'obbedienza cieca. Perché è questo che io ho visto lo scorso anno. Il luogo della divisione, della discordia, dell'ignoranza. E non me ne vogliano male i colleghi, che spero che ascoltino per fare una riflessione. Ma nel luogo dell'accoglienza si ascolta l'altro, si apre la porta, e non si tiene il collega chiuso fuori. Io a settembre sono rimasta chiusa fuori, ma letteralmente fuori. Mi hanno chiuso la porta in faccia. Perché? Perché non mi adeguavo al sistema. Perché questo che vogliono, l'adeguamento al sistema, è stato detto bene. I docenti sono stati i primi a sperimentare il Green Pass, cioè a sperimentare la realizzazione dell'ID digitale per mettere in piattaforma e sotto controllo tutti quanti. Ovviamente io, che avevo l'ardire di dire queste cose già in piazza, venivo presa come pazza, e mi ricordo le colleghe che hanno detto apertamente, soprattutto quando sono rientrata a scuola, grazie al patentino del Green Pass dovuto a guarigione, che avevo idee allucinanti riguardo a un sistema di controllo digitale. Va bene. È stata dura, è stata faticosa capire che nel luogo dove si insegna il pensiero critico non c'è. Perché se ci fosse stato pensiero critico, bastava guardarsi attorno e ammettere l'evidenza. Io, che rientravo a scuola non vaccinata, dovevo sostituire colleghi tridosati assenti perché infetti da Covid. Eppure ancora oggi ci sono colleghi che dicono di aver messo in sicurezza la scuola grazie alla campagna vaccinale. Io non ho visto questa sicurezza, non ho visto neanche il pensiero critico, non ho visto persone accoglienti, ho visto addirittura alunni allontanati da scuola perché non avevano il QR code da Green Pass, perché c'è stato anche questo. Quindi ricordiamo, la scuola è destituita anche nel ruolo di formazione del cittadino, quindi questo implica una riflessione anche per i genitori, che non si sono fatti molto sentire in questo anno. I loro ragazzi non potevano prendere l'autobus, dovevano essere sempre mascherati,
non potevano fare le attività sportive, non potevano entrare in un bar, in un centro ricreativo, e se non erano vaccinati o non avevano il Green Pass da 120 giorni di guarigione, venivano allontanati da scuola. Quindi un diritto all'istruzione negato, completamente negato, per non dire che l'anno precedente avevano fatto la didattica a distanza, con lockdown, erano rimasti tappati e chiusi in casa. Io credo che sia importantissimo che tutti ci fermiamo a riflettere su quello che è accaduto e riattiviamo il cervello, che non ci vuole molto fare uno più uno, può dare solo che due. E quindi le evidenze non le possiamo negare, anche se abbiamo paura, anche se ci hanno messo paura. Perché io credo molte volte che alcuni miei colleghi si sono spaventati e si sono sentiti rassicurati a far parte di quel gruppo, come diceva prima Giulietta, di quelli che si adeguano alle regole, che comunque, essendo uniti, devono avere per forza di cosa ragione. Per cui, per mantenere quella sicurezza che ti dà l'avere ragione, bisogna negare l'evidenza. Ma visto che siamo nel luogo dell'istruzione, come minimo una riflessione si impone. Quindi io chiedo che la scuola ritorni ad essere il luogo dell'accoglienza, il luogo della condivisione, il luogo del pensiero critico. Perché il Green Pass non è finito a giugno del 2022. Come è stato detto anche prima, più volte, il Green Pass per legge è stato istituito e durerà fino al 2023, almeno nelle previsioni di legge. È semplicemente messo nel cassetto e può essere tirato fuori, come è stato detto benissimo, in diverse occasioni. Faccio solo un esempio di come sta già agendo subdolamente sempre nel campo scolastico. Pensate che ci sono delle graduatorie, le MAD, nelle quali sono inserite le persone che presentano un curriculum dove attestano che hanno la preparazione per poter insegnare, e questi docenti vengono contattati dalle segreterie e le segreterie hanno il coraggio di chiedere: ma scusi, lei è vaccinato? Non c'è scritto in nessuna legge che devono essere vaccinati, perché l'obbligo della vaccinazione o comunque del Green Pass della guarigione era per legge fino al 15 giugno del 2022. Come mai quindi a settembre si chiede ancora delle persone, dei docenti, supplenti, se hanno il Green Pass? Perché? Perché si sa che forse queste leggi con l'obbligo della vaccinazione possono essere reintrodotte in qualsiasi momento, quindi le segreterie preoccupate di assumere un personale che poi deve essere mandato a casa, facendo un illecito nuovamente su queste persone che sono subdolamente vessate. Quindi diciamo basta a tutto questo, assolutamente basta, i nostri ragazzi non devono essere più imbavagliati. E scusate, urlo, perché io li vedo e li vedo felici finalmente, però vedo anche ragazzi traumatizzati, sapete? Ci sono ragazzi che hanno una paura boia dopo lockdown di muoversi, di uscire da soli, alcuni che continuano a tenere la mascherina perché gli sembra impossibile, oddio, e se vengo infettato, oddio, però mi dà una certa sicurezza la mascherina, sono brutto, sto meglio con la mascherina. Cioè, è stato fatto un danno pazzesco su questi ragazzi. Ragazzi che hanno perso a livello educativo, in apprendimento, in relazione. Quindi non dimentichiamo, il Green Pass è in un cassetto e tutte le altre misure emergenziali sono lì, pronte alla mano. In qualsiasi momento che faccia comodo possono essere reintrodotte. Quindi io spero che almeno adesso che ci sono persone più consapevoli saremo uniti per contrastare questo sistema. Grazie. Grazie. Salve, buongiorno a tutti.
chiamo Elia, sono triestino di adozione, pur essendo sloveno, lavoro a Trieste già da diverso tempo nell'ambito della sanità, ho fatto 15 anni di pronto soccorso, poi sono passato in centrale della telefonia. Siamo sospesi in diverse persone già da diverso tempo, 4, 5, 6 mesi, chi più, chi tutto l'anno. Non riceviamo neanche l'assegno alimentare. Io personalmente sono stato tra quelle persone dei fatti accadutesi intorno ai problemi del porto. Sono finito in pronto soccorso tra i miei ex colleghi, diciamo così, e mi sono sentito dire da alcune infermiere: se io fossi stata dalla parte della polizia vi avrei sparato nelle ginocchia direttamente. Questo è stato il grazie dei miei colleghi. E questo qua è una cosa che non porto con tanto piacere. A sto punto mi sono reso conto che forse in mezzo a quei poliziotti c'è qualcuno che sperava che noi vincessimo. E lo penso che sia ancora così, perché anche loro hanno famiglie, bambini che andranno a scuola, con queste mascherine. Volevo fare una piccola parentesi personale. Un certo Kerry Mullis, negli anni 80, ha preso il premio Nobel perché lui alla base dell'invenzione della polimerasi a catena, che ha fatto sì che noi oggi, o i nostri medici, i nostri scienziati, ci sbattono questi bastoncini, questi tamponi su per i nasi. Ora, lui stesso in vita ha detto che questa cosa non era prova, non era criterio per definire se uno è positivo o uno no. Hanno fatto sapientemente questo effetto shell shock, che hanno messo sotto quadro un intero paese, messo proprio a paura. E qua si è potuto sperimentare, almeno da parte mia, il grado di cultura di questo paese. In terza elementare si studia la differenza tra virus e batterio. Se tu butti un cadavere in mare, piano piano riemerge, perché i batteri sono ancora presenti in lui. I virus lo hanno abbandonato già da un po', però hanno le famose salissatorie. Le autopsie le hanno fermate dall'inizio. Io vi sto chiedendo, e mi sto chiedendo un pensiero ad alta voce, essendo che Mullis ha detto così, e ha detto che appunto questo non era un criterio per poter definire se uno è positivo o no, bisognavano altre cose, però hanno usato, proprio anche dopo la sua morte, questo sistema per definire la positività. Infatti l'avvocato Fulmich sta facendo quel discorso del Norimberga 2 proprio sul fatto che tutto quanto è cominciato da questa balla. Ora vi chiedo a tutti quanti: quanto sarete ancora disposti a credere a ste stronzate? Perché vorrei sapere. Alzate pure le mani, perché se la scienza ci sta portando verso questa direzione, che non c'è un minimo di discriminazione minima, di indagine, al paese mio dove sto, io abito vicino a Trieste, oltre confine, a un certo punto mi mettono i libri dei bambini, perché mia figlia frequenta la biblioteca del paese, ti mettono i libri in quarantena. Spiegatemi voi quanti virus trovate all'interno di un libro. Ora, io appartenente a questo gruppo di sanitari, ci siamo organizzati in un mercatino che facciamo anche per aiutarci in questa dilazione di tempo che non sapremo quanto durerà, perché siamo appunto, come diceva poc'anzi la signora, si è formata una nuova parola, un nuovo modo di essere nella vita, sospeso appunto,
noi siamo sospesi e significa che non possiamo neanche trovarci un lavoro fuori dall'azienda. Non è per legge consentito, perché noi abbiamo firmato un contratto e per adesso siamo così, in stand-by, usando un termine moderno. Se uno lavora in nero, ovviamente, si arrangia. In questo periodo hanno cominciato ad integrare qualcuno del personale sanitario. La maggioranza del nostro gruppo, io appartengo al gruppo tecnici, persone destinate al ruolo impiegatizio, eccetera, eccetera, che sono per di più dislocate via dall'ospedale, non hanno niente a che fare, al massimo toccano il mouse e la tastiera del computer. Ciò nonostante, anche loro devono avere il booster. Nel mio reparto di lavoro, noi facevamo, quando è venuto fuori tutto sto casino, doppi turni per poter sostenere le persone che si erano, dopo le vaccinazioni, ammalate di Covid. Tutte quante, almeno del mio reparto, con tripla, seconda, tripla dose, eccetera, eccetera. Quando ce ne siamo lavati le mani, noi abbiamo tenuto duro sul posto di lavoro, allorché una volta loro giunti, guariti dalla malattia, ci siamo trovati con la lettera di sospensione. Questo è stato il grazie. E noi, rispetto alle altre categorie, abbiamo solo la possibilità di essere reintegrati al lavoro dopo la malattia di 3 mesi, mentre questo qua non si sa, mentre le altre categorie ospedaliere, sanitarie, gli è stato allungato il termine a 6 mesi. E questo qua è una cosa che la gente pensa, mi incontra per strada, mi dice: ma non vi hanno ripreso sul lavoro? No, non è così. Noi siamo avanti sospesi, senza paga. E dirò di una cosa, aggiungo una cosa in più che l'aveva detto ancora il mio avvocato, perché abbiamo poi nel frattempo preso dei studi legali. Nei campi di sterminio un pasto al giorno lo davano, no, alle persone che erano recluse. A noi non ci hanno proprio calcolati per niente. Per di più, non so di che cosa dovremmo vivere. E adesso pagare gli avvocati non è una cosa facile, perché questo qua mette in discussione tutto un sistema di vita. Grazie. Adesso andiamo avanti con Francesco degli studenti contro il Green Pass di Trieste, che ci darà un'altra testimonianza, insomma, di quelli che sono stati gli eventi dell'inverno scorso. Intanto voglio lanciare una cosa: abbiamo appreso oggi che è morto un altro ragazzo durante uno stage in Veneto. Ci ricordiamo che l'anno scorso è successo a un ragazzo friulano e niente, mi sembra giusto, doveroso ricordarlo, e anche per questo magari si dovrebbe dare una risposta. Comunque, ecco, tutto qua. Buongiorno a tutti, e io sono Francesco, mi presento. Sono uno studente contro il Green Pass di Trieste, in realtà sono veneto ma studio a Trieste, studio per modo di dire, sono entrato in università 2 giorni, penso, in tutta la mia carriera universitaria, ma va bene. E porto 2 testimonianze che riguardano il tema che stiamo affrontando qui oggi, cioè la repressione che è tuttora in atto contro di noi, in particolare un evento che molti dei miei compagni e delle mie compagne ricorderanno bene, cioè la manifestazione di Milano. Siamo in febbraio 2022, quindi piena situazione di merda, quale ci ricordiamo tutti quanti. Si decide a livello nazionale studentesco di organizzare una manifestazione nazionale studentesca, per l'appunto, a Milano. Arriviamo da tutti i posti: Venezia, Padova, Milo, i compagni c'erano, Milano stessa naturalmente, Bologna, Ferrara, non so, Firenze, eravamo tantissimi da tutti i punti d'Italia. Ci troviamo di fronte al Politecnico di Milano, non so se qualcuno di voi ha presente la piazza, è molto grande, enorme, circondata da una strada trafficata. Si susseguono gli interventi, studenti che non possono entrare nell'università, docenti sospesi, lavoratori di tutte le categorie sospesi, eccetera. Parte, finiti gli interventi, questo corteo
spontaneo, chiamiamolo spontaneo, immediatamente la polizia che presidiava una di queste strade trafficate e che la bloccava di fatto a un eventuale appunto corteo che fosse partito, si lancia immediatamente contro il corteo che era partito e ci fa deviare lungo una strada in modo da deviare il corteo dove abbiamo appreso poi volevano loro. E cosa fanno? Fanno defluire il corteo in questa strada. Nel frattempo altre 7-8 camionette con, non dico un numero di 1 a 20 sulle camionette, quindi diverse decine di poliziotti, chiudono la strada nella quale ce l'avevano messo e contemporaneamente, dopo aver fatto defluire il corteo, tagliano il corteo in due e ci bloccano in questa strada. L'unico modo di uscire è una via laterale che però immediatamente la polizia chiude, riesce a scappare qualche ragazzo, qualche ragazza, ma niente di più. Di fatto si concretizza quello che è un sequestro di persone, di moltissime persone, che va avanti per 2-3 ore, e l'unico modo per uscire è farsi schedare o da una parte o dall'altra, con un elenco che di fatto è stato fatto, perché la situazione dentro era molto carica di tensione. Noi non abbiamo sfondato il cordone, questo è stato un nostro errore, lo dico senza timori anche ai ragazzi che sono qui a vederci oggi. Comunque l'unico modo per uscire è questo, molti ragazzi decidono di uscire, si va a compilare un elenco che i nostri amici qui dalla polizia, carabinieri e Digos avranno tutti in mano nelle loro caserme, nelle loro questure, quindi i nostri nomi li hanno già da mo'. Morale della favola, dopo 3-4 ore di sequestro tolgono il presidio dalla strada laterale, tutti quanti, penso fossimo rimasti ormai 200 persone, 200 ragazzi, non di più, forse anche di meno, ci precipitiamo in questa via laterale, per scoprire poi che questa via laterale dava sul nulla perché era un parcheggio chiuso. Una staccionata alta 3 metri con dei cassonetti, e giù tutti a arrampicarci su questi cassonetti per scappare da sti infami che ci volevano manganellare da dietro. Quindi scappiamo quasi tutti. La polizia evidentemente si rende conto dell'errore grossolano, ai quali pur dovrebbero essere abituati, ma insomma ne hanno fatto un altro ancora. E quindi si precipitano di nuovo a bloccare i compagni e le compagne che stavano scappando, ne fermano una ventina, credo una trentina, non penso di più, tra cui anche un nostro compagno di Trieste, e poi alla fine, visto il grande fallimento dell'operazione geniale di polizia, li lasciano andare. Questa esperienza cosa ci può insegnare? Allora, a livello politico e strategico tantissimo, veramente tantissimo. A livello strettamente, io credo, studentesco, e qui mi appello soprattutto ai miei compagni e alle mie compagne dell'università, ci insegna una cosa, che a Milano noi eravamo una forza, ma eravamo una forza che esisteva e che c'era. Eravamo pochi, da tutte le realtà diciamo anche di sì, però a Milano eravamo forti, e noi dobbiamo sicuramente ritrovare quello. E simbolicamente a Milano noi non abbiamo avuto il coraggio di sfondare sto cazzo di cordone che la polizia ci ha messo davanti, però questo è estremamente simbolico, no? Perché come lì non abbiamo avuto il coraggio di sfondare questo cordone, poi nel resto dell'anno a livello nazionale non abbiamo avuto il coraggio di fare quel passo che avrebbe portato veramente la lotta su un altro livello e ci avrebbe portato sicuramente molte più soddisfazioni di quelle che abbiamo avuto, senza nulla togliere all'anno che è appena passato. Quindi io dico questo: quest'anno facciamo tesoro di quello che è stato l'anno passato e facciamo questo salto, perché la lotta sarà ancora più dura, e se il sistema ci mette un muro davanti non dobbiamo fermarci a guardarlo, a farci i disegnetti per renderlo più bello, a farci i murales per dire ma sì, gli arcobaleni, andrà tutto bene, ste stronzate qua, ma lo dobbiamo andare con un cazzo di carro armato e sfondare il muro. Questo è sicuro. Secondo aneddoto, anche più rapido, dovevo essere veloce, non lo sono stato. Allora, inaugurazione dell'anno accademico, non mi ricordo il mese, comunque forse maggio, non so se qualcuno me lo ricorda. Maggio era? Maggio 2022, Trieste. Viene un grandissimo personaggio, Sergio Mattarella, veramente un grandissimo politico, che ancora ricordiamo siede in modo indegno su quella carica di Presidente della Repubblica, che veramente, nessuno ha mai usurpato quella carica come lui, e lasciamo stare comunque. Presenza all'inaugurazione dell'anno accademico, e mentre si riempie la bocca, come è solito fare lui e come è solito fare la nostra classe politica, di parole come equità, uguaglianza, l'importanza dell'istruzione, l'eccellenza dell'università italiana, dell'istruzione italiana, c'eravamo noi fuori, a cui veniva fisicamente impedito l'accesso ai luoghi universitari perché privi del Green Pass, ma lui giustamente di fronte a Di Lenardo, di fronte a tutto il pubblico anche studentesco, muto e zitto a parlare di equità, di uguaglianza, di queste cose che mai sono state
rispettate durante questo anno qua. Bene, per far presente questa contraddizione, che parrebbe evidente ma così forse non era, decidiamo di appendere uno striscione. Non possiamo farlo davanti perché c'era la polizia che ce l'avrebbe impedito, poi noi siamo grandi amici della Digos di Trieste, ci conosce tutti, quindi va bene. Però comunque andiamo a appendere questo striscione in cui c'era scritto questa frase, lo dico a beneficio anche delle forze dell'ordine, così magari si racconta, ma forse sanno già questo aneddoto dai loro colleghi. Comunque, in questo striscione c'era scritto presidente garante della discriminazione, che oltre che essere veritiera non è neanche così aggressiva come frase. Per di più sul retro dell'università. Comunque andiamo sul retro dell'università, appendiamo questo striscione, immediatamente fischi di chi? Gli studenti naturalmente, che non capito un cazzo, no vax di merda, rincoglionito, vabbè, appendiamo questo striscione lo stesso, fischi da una parte, fischi dall'altra. Lo striscione dura sì o no 2 minuti, immediatamente i servi del sistema, quali sono, vanno a togliere lo striscione, decidiamo di tentare di recuperare questo striscione per almeno apporlo da qualche altra parte, magari più visibile o che duri un po' di più. Cosa succede? Veniamo bloccati dagli addetti di non so cosa dell'università, dalla vigilanza dell'università, chiamano il maresciallo dei carabinieri, arriva una volante, insomma io, eravamo in 4 ragazzi, uno fortunatamente è riuscito a dileguarsi prima, comunque morale della favola, io e questi altri 2 ragazzi abbiamo questa segnalazione all'antiterrorismo adesso che pende sulle nostre teste come non so cosa. Cosa che tra l'altro mi è stata riferita dal mio datore di lavoro, che non so quanto sia visibile allora questa mia segnalazione. E questo aneddoto molto simpatico, cosa ci insegna? Ci insegna che oggi non siamo qui, secondo me, a ricordare un lutto, ma siamo a celebrare una vittoria. Perché? Perché ogni volta che il sistema sono anche questi signori qua, io devo dirlo in faccia a loro, perché sento tante volte dire che tra le loro fila c'è gente che è d'accordo con noi, ma io non ci credo minimamente. Avete, mi appello proprio a voi, una responsabilità in questo anno, l'avete storicamente, secondo me, ma questa è una mia lettura, ma in quest'anno vi siete macchiati di qualcosa che io spero che nessuno dimenticherà. Quindi magari vi sentite protetti dietro le vostre divise d'ordinanza, con la Digos dietro il borsello d'ordinanza con la quale si mimetizzano bene tra la folla. Comunque noi non dimenticheremo, mi auguro, io di sicuro non mi dimenticherò. E cosa ci insegna? Che ogni volta che il sistema è costretto a schierare la polizia, i carabinieri, la Digos, che è costretto a emanare provvedimenti penali, disciplinari, a fare le multe, a cacciarci fuori dai luoghi dove non ci vogliono, noi stiamo vincendo. Perché? Perché lo stiamo mettendo in discussione. E loro vinceranno quando qui non ci sarà più nessuno, quando noi potremo fare questa manifestazione senza che loro si mobilitino. Quindi noi stiamo vincendo e noi vinciamo. E se loro ci lasceranno stare, meglio ancora, perché noi dilaghiamo, perché loro lo sanno che noi abbiamo la maggioranza dalla nostra parte. È una maggioranza timida, ma ce la faremo. Quindi sono ad un bivio: o ci manganellate e quindi vi mettete in contraddizione, o ci lasciate andare e ci fate vincere. Grazie. Anche fare 2 risate, Francesco, grazie. Un po' malinconica, amare, però comunque risate. Adesso lascerei la parola a Jenny, che porta la testimonianza di un'altra professione, è un'educatrice professionale e parla dal coordinamento di Trieste. Ciao a tutte, ciao a tutti. Io porto una testimonianza lavorativa. Io sono appunto un'educatrice professionale che a dicembre nel 2020 lavoravo in una casa famiglia per disabili. Nel 2020 c'è un focolaio dentro la nostra casa, tutti i ragazzi prendono il Covid in maniera anche abbastanza pesante, l'80% degli operatori a loro volta prende il Covid, rimane a casa. Qualcuno rimane indenne, non ci sono posti Covid, centri Covid dove spostare i nostri ragazzi, anche con una certa buona volontà da parte nostra e su richiesta delle famiglie, comunque volontariamente siamo contenti di mantenere i ragazzi nella loro casa e continuare a prestare il nostro servizio là.
Quindi i ragazzi non vengono spostati, tutti gli operatori si ammalano, io tra gli ultimi ad ammalarmi, poi rimango a casa. Nel frattempo anche il mio compagno si contagia, per cui se io riesco a prendere la malattia, perché sono una lavoratrice dipendente, il mio compagno, essendo collaboratore familiare, no, per cui perdiamo anche un sacco di soldi, ma non, insomma, un sacco no, perché non sono tanti, però perdiamo, insomma, parte delle nostre entrate. Allora, tutti i miei datori di lavoro, che bravi, grazie tante tantissime che vi siete prestati a questo sacrificio, eccetera, poi anche con una certa, insomma, anche contenta, perché alla fine in una situazione d'emergenza sono riuscita a portare il mio contributo, eccetera. Dopo, all'altro anno, continuo a lavorare. Nel frattempo comunque sono dislocata anche su un altro servizio e lavoro sempre con disabili, ma nel campo della pastorizia, quindi lavoriamo all'aperto, e a ottobre mi dicono che appunto ci vuole il Green Pass, però sembra non ci sia ancora l'obbligo vaccinale. Allora io comunque rifiuto il Green Pass, mi autosospendo con questo anche modo strano di parlare, perché non è che è stato un atto proprio tanto volontario, vabbè, fatto sta che politicamente decido che è giusto assentarsi dal lavoro e mi assento. A dicembre del 2021 faccio a fine anno la richiesta di rientrare in servizio, decido di fare i tamponi ma di rientrare sul posto di lavoro. Nel frattempo mi dicono che anche nel mio posto di lavoro non posso più rientrare perché la SUGI, l'azienda territoriale di Trieste, dice che anche per quel tipo di servizio ci vuole l'obbligo vaccinale. Vado a leggere tutto quanto, sembra quel tipo di situazione là non rientrare, perché era obbligatorio, l'obbligo c'era per situazioni in cui i ragazzi con disabilità anche effettuano pasti, dormono eccetera, quindi per strutture di un certo tipo, non per tutte. Faccio presente questa cosa, la mia cooperativa mi dice che no, non è possibile rientrare, che loro sono costretti a osservare loro malgrado queste normative qua, eccetera, sono pronti a ricollocarmi, però un po' come in punto su sta faccenda e minaccio di far causa. Far causa perché nonostante fosse ingiusta quel tipo di normativa là, comunque secondo me loro la stavano interpretando alla maniera loro. Poi mi rendo conto che per me far causa significava sborsare un sacco di soldi e con la possibilità di perdere, perché visto il clima che c'era, anche se potevo avere dei margini, poteva essere abbastanza probabile che perdessi, quindi avrei, anche perché poi recentemente ci sono state tante sentenze positive, però al momento a gennaio il clima non era proprio favorevole, quindi decido di non far causa, anche perché appunto pagare le spese legali a chi faccio causa, quindi è una cooperativa, loro costa poco, se perdono a me costa tanto invece. Boh, quindi mi faccio ricollocare in altro servizio e vado a far, mi spostano in un dopo scuola, dove sono anche con ragazzi che hanno una leggera disabilità, avrei potuto anche andare a scuola a lavorare senza vaccino obbligatorio, quindi in una maniera veramente contraddittoria, l'insegnante di sostegno deve averlo e l'educatore che fa la stessa identica mansioni, no, per cui in contraddizioni assurde, boh, capito in questo dopo scuola. Cosa succede? Che a giugno mi ritrovo a portare gli stessi ragazzini con disabilità nel posto da cui sono stata sospesa, quindi nel centro dove si fa pastorizia. Là come educatrice, accompagnatrice dei bambini disabili posso andare a fare le stesse cose, però non posso essere collocata in quel posto là formalmente. Vabbè, queste sono le contraddizioni. Ma quello che a me ha molto stupito è che nel momento in cui sono andata e ho avuto l'incontro con i miei datori di lavoro, i membri del consiglio d'amministrazione, ecco, responsabili, eccetera. Tre persone che avevo lì nella stanza, due erano Novax. Questa cosa qua mi ha fatto molto pensare e mi riporta al discorso sulla delega e sulla diffusione di responsabilità, che parte probabilmente viene anche trattato nel testo di Le Bon che ha citato la fisioterapista prima. Essere Novax non basta, nel senso che se noi non siamo capaci di fare un'azione politica,
dal basso, di essere coesi, di essere nelle piazze, il dire semplicemente no al vaccino è un atto individuale che di politico ha poco. Perché se io mi ritrovo con quelli che potrebbero essere i miei possibili compagni di lotta, me li ritrovo contro, perché ricoprono una situazione di potere, quel piccolo potere che viene conferito da questo sistema, la situazione è molto grave e va messo in discussione quel meccanismo di potere piccolo su cui si è retto il nazismo, con la diffusione della responsabilità, perché parlo, non mi prendo la responsabilità, vado nel consiglio di amministrazione dove mi disperdo e il consiglio di amministrazione non si prende responsabilità perché rimanda in Asugi. Allora, io penso che veramente... e limitarsi a fare un discorso sul vaccino è poco. Difatti anche a Trieste un po' secondo me ci siamo accorti di questo nel momento in cui abbiamo detto all'inizio, un anno fa, vaccinati e non vaccinati insieme contro il Green Pass, perché avevamo proprio la sensazione che fosse qualcosa di più, proprio doveva nascere un movimento politico di protesta forte dal basso. Questo elemento, mi rendo conto che poi in questo tipo di sistema ti trovi sempre in una divisione tra oppressori e oppressi. Purtroppo il mio capo, per quanto sia solo un gradino sopra di me, si trova in una posizione in cui, anche se sarebbe di principio contrario all'obbligo, per salvaguardare la sua posizione di potere, piccola così, è disposto comunque a star dall'altra parte. E quando si parla di azione politica, di organizzazione, bisogna veramente aver chiaro questo concetto di essere presenti politicamente nelle piazze, sia che votiamo o che non votiamo, ma l'organizzazione del basso è creare quella coesione. Perché se no troveremo sempre questo potere, riesce a prendere dalla sua chiunque abbia quel minimo di gratificazione, mancanza di coraggio, che poi non lo fa essere con noi, ma dall'altra parte. Per cui è il sistema in sé, con le sue piccole gerarchie, perché in una cooperativa parliamo di piccole gerarchie, per non andare alle più grandi, che alla fine crea divisione. Secondo me è il potere in sé, proprio come meccanismo. Dobbiamo fare un potere che viene dal basso. Se probabilmente questi miei capi fossero stati nelle piazze e fossero venuti alle assemblee, eccetera, forse sarebbero riusciti a fare con coraggio quel passetto in più, ma purtroppo non ci sono riusciti. E ancora una cosa come appuntamento, il mercoledì 21 alle 5:30 da Trieste Largo Riborgo parte il corteo contro la guerra. Non può essere un corteo, dir contro la guerra vuol dire poco in questo momento, perché c'è e vuol dire forse anche niente, ma noi abbiamo deciso di prendere posizione nel dir no all'invio di armi, non all'appartenenza in questo blocco NATO. È quello che noi da qua, essendo vivendo sul territorio italiano, possiamo dire in questo momento. Grazie. No Green Pass! 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 Allora, adesso però io darei la parola anche a Fabio dal settore edile di Trieste, che ci dà un altro punto di vista, quindi anche del settore privato e insomma un po' dal mondo degli operai, dal mondo della fabbrica. Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio. Lavoro per un'impresa di costruzioni a Trieste, lavoro da più di 25 anni con questa impresa di costruzioni, ci sono 10 operai dipendenti più l'ufficio, si sono praticamente tutti quanti adeguati da subito all'obbligo vaccinale, tranne una piccola resistenza di 2 operai che assieme a me cercavamo un po' di resistere, poi alla fine questi altri 2 miei, diciamo, resistenti hanno mollato il colpo, si sono vaccinati
per cui sono rimasto solo con l'idea di non voler vaccinarmi e di non voler nemmeno sottostare all'obbligo dei tamponi per poter lavorare. E per cui il 15 ottobre mi sono recato sul posto di lavoro, dove il mio collega, con cui ho lavorato per più di 20 anni, gomito a gomito, più di 8 ore al giorno, mi ha detto che non mi lasciava entrare in cantiere e se sprovvisto senza i green pass. Mi sono ritrovato fuori dal cantiere e sono praticamente partita la mia sospensione, che è durata fino al 1° maggio. Il giorno stesso mi sono recato al porto. Ero molto arrabbiato, però anche molto deluso dal fatto che i miei colleghi mi hanno guardato con indifferenza. Questo mi ha molto colpito. Cioè, i miei colleghi non hanno, secondo me, capito bene tutta la situazione. D'altronde, anche il mio stesso collega che mi ha messo alla porta mi ha detto che io e la mia ideologia avrei pagato caro questa mia scelta. Per cui il diritto al lavoro è stato scambiato come ideologia, non come diritto stesso. Nel periodo successivo ho avuto molto sostegno dai gruppi che si sono creati spontaneamente, dei gruppi di solidarietà qui nella vostra zona, opera già dal 2019 Vivi Ben Si Può, che è un'organizzazione, un'associazione che secondo me è ben radicata e ben organizzata, e va dato atto a questo. Noi a Trieste, oltre alle solite associazioni, si sono creati dei piccoli gruppi di sostegno a cui ci siamo appoggiati come punto di riferimento. La solidarietà in questi casi viene a galla in maniera impressionante, devo dire la verità. Per sostentarmi praticamente mi son messo a lavorare in nero, logicamente, perché il Green Pass non ha fatto altro che creare posti, cioè che incentivare il lavoro nero, perché è inevitabile, perché anche per i sanitari alla fine ci ho pensato tanto, ma alla fine cosa possono fare? Possono andare a lavorare tanto in nero, e questo è un dato di fatto, per cui oltre a non pagare più le tasse ho esercitato il lavoro nero. Il 15 febbraio, con l'estensione dell'obbligo vaccinale, anche mia moglie si è trovata sospesa. Lei fa la nona patetta, per cui è un lavoro che si può considerare poco più di un volontariato. Anche lei è stata messa alla porta, nonostante operasse all'aperto. Ci siamo ritrovati entrambi senza nessun sostentamento, oltre quel poco che potevo portare a casa. La situazione è questa. Nel settore edile non ho idea quante persone abbiano affrontato una situazione del genere. Tutti quelli che conosco si sono vaccinati tranquillamente, però posso portare anche testimonianza di persone, di famiglie, di cui uno dei due genitori con le lacrime si sono andati a vaccinare per poter portare a casa almeno uno stipendio. E tra questi posso tranquillamente dire che ci sono esempi anche delle forze dell'ordine che non si espongono queste persone, però anche loro hanno subito queste, forse ancora di più, questa forma di ricatto, che non è solo questo. Ci sono categorie che non si possono esporre, questo è chiaro. Io ho avuto la fortuna di avere un mestiere e me la sono cavata, e il mio pensiero va a tutti quelli che non hanno potuto cavarsela. Per concludere brevemente, il 1° maggio sono tornato al lavoro, sono rientrato tranquillamente, nonostante il mio datore di lavoro un giorno mi ha mandato anche una PEC dicendo che io avevo creato un grave disagio nell'organizzazione appunto del lavoro della ditta stessa. Bisogna anche considerare il fatto che tanti operai sono rimasti a casa, e è mancata tanta manodopera nel mondo del lavoro, e questo è un fattore che non è ancora venuto a galla, però so che tante imprese sono ritrovate con più del 40% di operai senza operai praticamente.
per cui la difficoltà è stata anche loro. Tornato sul lavoro e praticamente i miei colleghi mi hanno accettato tranquillamente e per loro è come se non fosse successo niente, nulla, cioè, anche i discorsi che facevano sono fuori da ogni realtà secondo me, perché loro non si sono ancora resi conto di quello che è successo e secondo me non si renderanno conto fin quando, adesso che arriverà una bella onda d'urto, e forse qualcuno di loro si sveglierà. E questi tempi duri che stanno arrivando sono fatti per loro. Grazie. Adesso lascio la parola per l'intervento del professor Gregori dall'Università di Udine e dopo abbiamo l'intervento di Tito De Toni che può aspettare insomma qua che finisca l'intervento il prof. Grazie. Ecco, professor ex Università di Udine, felicemente pensionato, mi sono pensionato per allontanarmi da un ambiente nel quale non mi riconoscevo più. Ecco. Mi complimento con voi, che siete rimasti oltre 2 ore e mezza a testimoniare una solidarietà contro 7 persone colpite a Casaccio perché avevano manifestato spontaneamente in un sistema assolutamente non organizzato il loro dissenso su questo regime. Ma oltre a portare la mia solidarietà, io vorrei dire qualcosa di più. Io c'ero in queste piazze, io c'ero alle manifestazioni organizzate, io c'ero alle manifestazioni spontanee, anche a quelle che non ho partecipato. Io c'ero sempre e comunque, ma non ero solo qui, ero davanti alle palestre in cui i giovani non potevano entrare, ero davanti alle aule universitarie in cui gli studenti, pur pagando le tasse, non potevano entrare. Ero davanti agli RSA in cui dei non vaccinati non potevano entrare per dare l'ultimo saluto ai loro congiunti. Ero nel corteo bloccato a Milano. Ero sul Mall a Trieste quando una manifestazione civilissima è stata dispersa con metodi da polizia cilena, con i gas e con gli idranti. A dire il vero, quella volta c'era veramente, ho visto molte persone delle forze dell'ordine fare il loro lavoro con gran poco entusiasmo. Questo va riconosciuto. Perché c'ero? Perché voglio esercitare i miei diritti costituzionali di libertà di incontro, di espressione e di movimento. Quindi, se esprimere i propri diritti costituzionali è un reato, ebbene, anch'io sono perseguibile. Però io non c'ero, non basta. La verità è che noi c'eravamo tutti e quindi tutti siamo colpevoli di applicare la Costituzione e se questo è un reato ci perseguitino, saremo pronti ad affrontare le conseguenze. Tutto qua, grazie. Sono Tito del coordinamento No Green Pass di Trieste. Vi ringrazio oggi di questa giornata, io direi importante, piena di contenuti e veramente riempie il cuore vederci di nuovo qua tutti, noi che abbiamo fatto insieme un percorso di resistenza nella lotta contro il Green Pass, contro l'obbligo vaccinale, contro il governo Draghi.
siamo più forti di Draghi, perché lui adesso, non so, forse tornerà, per il momento se ne sta andando, ma noi siamo ancora qui. E questa è una cosa enorme, vuol dire che questo movimento ha delle radici forti, ha delle capacità forti, ha la capacità di costruire una resistenza di massa forte. Abbiamo tenuto testa a una repressione molto dura, dura. A Trieste ci hanno fatto di tutto. Abbiamo procedimenti penali, molti procedimenti penali. Abbiamo multe, una buona valanga di multe. Abbiamo misure di prevenzione. A me volevano tirare via il lavoro. Abbiamo preso le bastonate. Abbiamo resistito per quanto possibile il 18 ottobre in porto. Gli abbiamo fatto bloccare la posta il 1 febbraio, perché alla fine l'hanno bloccata loro. Loro che vogliono i servizi pubblici con l'apartheid, con la tessera di regime da esibire. Insomma, abbiamo fatto cortei non autorizzati, lo dico chiaramente, nel senso che io rivendico la libertà di scendere in strada e di manifestare. La legalità è quella dei banchieri, è quella dei capitalisti che si vogliono schiavi, servi. Noi siamo lavoratori. Siamo il popolo, siamo gli oppressi, la libertà dobbiamo prendercela. Quando a febbraio siamo scesi in piazza, in migliaia, in Largo Barriera a Trieste, ci siamo presi la libertà di lottare, di essere, di esistere, di vivere, rispetto delle norme liberticide che ci distruggono, che distruggono i nostri figli, che distruggono il nostro futuro. Loro sono i criminali, ricordiamocelo sempre, e quando ci arriva a casa una letterina in busta verde, come dice quel bastardo di Salvini, è una medaglia, perché ci siamo ribellati, questo dobbiamo segnarcelo bene, lo dice quel bastardo di Salvini, possiamo dirlo anche noi che è una medaglia, ce l'hanno insegnato. E dobbiamo ricordarci una cosa, qui siamo contro la repressione, se c'è repressione vuol dire che siamo sulla strada giusta, perché vuol dire che stiamo lottando per le cose buone, per le nostre condizioni di vita, per il lavoro, per la dignità, contro la guerra. Adesso dobbiamo riempire le piazze sulla questione della guerra, sulla questione del caro vita, perché la guerra della NATO è anche una guerra contro tutti noi, contro i popoli, ricordiamocelo, e contro questa guerra dobbiamo mobilitarci, perché ci stanno facendo pagare un prezzo enorme, stanno mandando il popolo ucraino al massacro, lo stanno mandando per le loro velleità imperialistiche, ricordiamoci. E la nostra forza deve essere ancora una volta la forza che abbiamo dimostrato ribellandosi al Green Pass e all'obbligo vaccinale. Ricordiamoci, abbiamo dimostrato una forza enorme, ora costruiamo un grande movimento contro la guerra, perché questi vogliono trascinarsi nella terza guerra mondiale, ricordiamocelo, mettono un'ipoteca sul futuro dei nostri figli. Ma noi siamo più forti, noi rappresentiamo i popoli liberi che si ribellano e sapremo sconfiggerli, come si sono liberati in Donbass alle loro orde. Liberiamoci anche qua e continuiamo a lottare, a resistere. Segniamocelo sempre questo impegno di resistenza fino alla fine, fino alla vittoria, prevaremo noi alla fine, vinceremo noi. Fino alla vittoria, vi ringrazio per questa piazza. È il 21 settembre alle 17:30,
chi riesce a essere a Trieste l'8 ottobre a Udine, che questa fratellanza tra Udine e Trieste vada avanti, perché siamo l'unico fronte di lotta. Ciao. Intanto lascio la parola a un'altra testimonianza personale, quella di Ugo Rossi, a cui lascio il microfono. Anche perché il vino unisce Udine e Trieste, quindi... Ciao a tutte e tutti. Oggi sono qui e parlo un po' da studente, perché a causa di questa discriminazione ancora non sono riuscito a portare avanti la magistrale, ma per fortuna grazie al titolo di studio e dei corsi di specializzazione posso essere una parte IVA e lavorare come ingegnere. Un po' anche da rappresentante del popolo, ma soprattutto sono qui come umano libero e sovrano, perché questa è la chiave, come dobbiamo sentirci tutti per lottare contro questa dittatura. Ormai non sto a ripetere tutto quello che sappiamo già, quindi il piano è chiaro: vogliono l'umanità sotto controllo e schiavizzarci con la tecnologia. Sono inventati mille scuse: la guerra, la fantomatica pandemia basata su dei tamponi farlocchi. In questi 2 anni e mezzo la resistenza è partita soprattutto dalla piazza di Udine, poi Trieste. Vi ricordo che eravamo in 30 persone a prendere la prima multa, per violare il coprifuoco, e ad oggi tanti di noi ancora non hanno ricevuto nessuna ingiunzione di pagamento. Una delle prime, anche precedenti penali, l'ho preso insieme ad Alessandro, per aver preso parola durante una delle prime manifestazioni non autorizzate, tramite una legge fascista del 33, per farvi rendere conto di come si stanno comportando. Ad oggi, come tanti di voi, ho un po' di precedenti penali, ne ho collezionati 12, l'ho subito di tutti i colori, da un incidente violento in cui sono scappati a fine agosto dello scorso anno, mi hanno distrutto la macchina, dopo 15 giorni in campagna elettorale, 14 carabinieri in antisommossa mi hanno arrestato con la forza, fino ad arrivare il 4 febbraio, quando l'assessore di Fratelli d'Italia, quelli che fanno la finta opposizione in Parlamento, ha chiamato la polizia, il nucleo di interventi speciali, per venirmi a arrestare con la forza, a portarmi via. Mi hanno tenuto 5 ore con le manette in comando ed ero un rappresentante del popolo nel pieno delle mie funzioni politiche. Quindi questi hanno toccato tutti, tutte le categorie, anche i politici, anche chi rappresenta il popolo. Sono stato 4 mesi agli arresti domiciliari, 3 mesi agli arresti domiciliari, cautelari, non potevo nemmeno andare a lavorare. E se non era per tanti di voi che mi hanno scritto, mi hanno anche aiutato a sostenere queste spese legali, perché ad oggi rischio da 11 anni di galera con le imputazioni che mi stanno dando, fino a 50 anni, 12 procedimenti penali, l'ultimo mi è arrivato 2 settimane fa da parte del signor Fedriga, per diffamazione e per vilipendio a carica istituzionale. Il 21 settembre avrò nella procura di Udine un altro interrogatorio per aver detto che avevano truccato i numeri delle terapie intensive, per aver detto la verità. Questi qua perché fanno così? Perché stanno mandando procedimenti penali? Perché hanno paura di noi, tutti coloro che sono stati in prima linea, hanno subito questa persecuzione, perché vogliono farci cedere. Ma ad oggi io sono ancora qua, con la fedina penale in tonza, nulla, non ho paura di loro, continuerò a lottare insieme a voi, come stanno facendo tanti che oggi sono intervenuti con coraggio, e al di là del 25 settembre dovrà continuare questo sentiero, dobbiamo continuare a unirci, e dovremmo continuare a essere disposti a tutto per la nostra libertà, perché il valore è più grande. Quindi veramente io faccio appello alla legge morale che c'è in voi, dobbiamo lottare per tutti i diritti, per i diritti umani, per la libertà,
essere pronte a tutto e sanno benissimo, e per questo stanno continuando a intimidirci con i loro procedimenti penali, che quando inizieremo a essere 100, 1000, 2000, 10.000 disposti a tutto per la libertà, anche andare in carcere, è finita per loro. Quindi continuiamo verso questo processo, questo sentiero di consapevolezza, uniti, con coraggio, fino alla fine. Viva la libertà! Allora, Laura Cesaretti, non sarà bello augurare la morte, ma qualcuno sentirà la mancanza dei Novax? Luca Telese, mandateli i carabinieri a casa. Giuliano Cazzola, serve Bava Beccaris, vanno sfamati col piombo. Alfredo Faieta, un giorno faremo una pulizia etnica dei non vaccinati, come il governo ruandese ha sterminato i Tutsi. David Parenzo, i rider devono sputare nel loro cibo. Selvaggia Lucarelli, vorrei un virus che ti mangia gli organi in 10 minuti, riducendoti a una poltiglia verdastra, e stai in un bicchiere per vedere quanti inflessibili i Novax restano al mondo. Paolo Guzzanti, stiamo aspettando che i Novax si estinguano da soli. Stefano Feltri, escludiamo che non si vaccina dalla vita civile. Sebastiano Messina, i cani possono sempre entrare, solo voi come giusto resterete fuori. Andrea Scanzi, mi divertirei a vederli morire come mosche. Ecco, perché siamo in piazza. Cioè, quindi ricordiamoci anche della categoria dei giornalisti, perché qua, vabbè, sappiamo, la complicità c'è ovunque, ma non hanno scherzato questi giornalisti, nel senso, hanno una responsabilità molto molto grave, quindi ricordiamoci di questo. E loro che si spacciano per coloro che devono dare le informazioni giuste, eque, e invece appunto anche lì parla solo chi dice certe cose, e vediamo anche che cosa dicono, insomma, cose di una gravità inaudita. Quindi è tutto un crimine questo, c'è poco da dire, cioè misure criminali, parole criminali, questo. E poi la gente ci chiede, ma come, se in Green Pass, se siete in piazza? Ebbene sì, cazzo, cioè non possiamo, non si può non reagire di fronte a delle cose simili, no? Ricordo quindi anche Artisti in Marcia, l'evento di cui ha parlato prima Conrad, di cui ci sarà appunto la presentazione anche di Sceusa, Rive d'Arcano, stasera alle 18. E per concludere, niente, noi abbiamo scritto questo. Noi come studenti contro il Green Pass di Udine ringraziamo tutti i partecipanti, tutti quelli che stanno resistendo, quelli che partecipano economicamente con donazioni, quelli che con entusiasmo lavorano e collaborano con noi, quelli che nonostante gli insulti, gli sbeffeggi che abbiamo letto anche prima, portano avanti le proprie idee assumendosi ogni rischio. E grazie a tutti voi, perché solo con la nostra voce dissonante possiamo tenere viva questa società sempre più pigra e indolente. Il Green Pass è una forma mentis e come tale non si esaurirà con la sola eliminazione di un QR. Quindi continuiamo a lottare assieme. Grazie, buona serata a tutti.